La crisi del settore gelato non risparmia la San Montana, la storica azienda di Empoli. Non ci sono ancora voci ufficiali, ma sembra che l'azienda si appresti a fare scelte radicali, ma necessarie. In Italia, infatti, il mercato industriale bar ha subito un calo del 33% dal 2009 al 2013, con un passaggio da 1 miliardo di porzioni vendute a 700 milioni in questo frangente. San Montana ha fatto meglio, contenendo il deficit a meno 29, ma non basta. A meno si aggiunge meno se si considera anche il mercato dei gelati industriali nei supermercati, che è calato del 5%, mentre San Montana ha registrato invece il meno 2%. La San Montana in questi anni ha fronteggiato la crisi in più modi. Primo, ha contratto le spese fisse, passando da 114 milioni nel 2009 a 105 nel 2013, ma anche investendo per esempio in una nuova linea produttiva di coni da 3 milioni di euro. Tutto questo evidentemente non è bastato. Per questo la proprietà ha convocato le rappresentanze sindacali. Tra l'altro, lo stabilimento di Empoli è quello che all'azienda costa di più. Pare infatti che il salario interno per scelta sia stato di un quinto più alto delle altre aziende di settore. Quindi dall'incontro sarebbe arrivata la proposta di 60 esuberi dei circa 1000 dipendenti per una ristrutturazione complessiva dell'apparato produttivo. Il timore interno infatti è che anche un altro gioiello dell'industria empolese e toscana possa saltare.